Oggi siamo qua per parlare di problemi molto importanti, signori. Il problema di oggi è la donna, giusto? Giusto! E allora, io dico signori e signori. E le signore? Signorano. Io lo lascio parlare purché sia obiettivo. Senta, vado a giocare di là. Arbitro Collina, un bel cartellino giallo, raffero di male. Migliore del mondo, comunque. La donna ha i suoi limiti, parliamo dei limiti della donna. La donna non cucina più. Una volta cucinava, adesso basta. Adesso c'è il deserto del Sahara là davanti. Rimani in casa da solo tesoro, non hai fatto niente, devo andare in palestra, sai, devo curare la linea, cura la tua di linea, non la mia. Questo è giusto. E rimani lì col frigo, e dentro ci sono le famose barrette, il calo calo, il perdo peso, il mangio poco e cago tanto. E allora, è un metodo innovativo. Poi hanno coraggio di dirti come vado da 1 a 10 tesoro in cucina, guarda che con le frazioni non sono bravo, quindi allora... Non tutte sono così, ci sono anche le donne che cucinano. Altro problema della donna qual è? La macchina. La donna è capace con l'inquinamento di disboscare l'Amazzonia pur di parcheggiare la macchina. Ma comprati una bella macchina già parcheggiata, no? E allora? Questo varrebbe anche per alcuni uomini, devo dire. L'altro giorno ne parlavo con... le tento che è meccanismo. Ma vai a giocare là che ci sono i tombini aperti, vai. Là che c'è tu Carola, no? E allora? I tombini aperti. Che schifo, veramente. Sta di pollo strinato. Sai perché le cose entrano da un orecchio e escono dall'altro? Perché il suono si propaga nel vuoto. Poi gliela spiego. Vada, va. L'altro giorno parlavo con Piero Quark, non dico Angela perché io con le donne non ci parlo. E siamo arrivati alla conclusione che la donna inquina due volte. La seconda quando parcheggia. E la prima? Col fuma, via, fuma. Ma non fuma la donna, ma fuma tanto quanto l'uomo, è un luogo... Sai cosa devi fare se la donna ti chiede più libertà? Allargagli la cucina! E allora... Prima l'email di Omen ai suoi discepoli. Email. Email perché le mie, se no l'era tua. Ecco, spostati via. Donna moderna, lascia andare la palestra che non serve, lascia perdere l'idromassaggio, la vasca termale, il bagno turco, la sauna finlandese. Eccola qua la tua sauna, te la chiedi. Tasto destro, tasto sinistro, tappetino e sotto le camicie e le cravatte le porto io. Io ho visto questa volta qualche donna stortare il viso. Se c'è qualche donna che non è d'accordo, altrimenti l'uomo somatizza. Ma anche delle donne che lo ripetono, allora ve lo cercate. Supposta di saggezza. Come si chiama una donna che ha perso il 90% della sua intelligenza? Vedova! E allora? Ma lasci dire, guardi, che vero. Informi, sono bella ma sì, ci credo. Giusto! Toccare che girano le balle, tu canola, non toccare. Io dico, donna che ha 20 anni, ti sei fatta tatuare un'aquila qui che 20 anni dopo è diventato un capone. Che lo vedi che lì per terra che scodinzola, no? Facendomi capire a farti tatuare un bel ascensore, così potevi sempre dire che l'avevano chiamato a piano terra? E allora? Perché l'uomo non è Tarzan. Ma la donna cita, altrimenti l'uomo somatizza, giusto? Giusto! E allora? Oddio, che... il dual valte. Dual band. Il dual valte. L'ha incassata. È sua moglie. No. Cita! No. Somatizza! Adesso vedete quante gliene dice. Vai! Ciao tesoro. Certo, ti voglio tanto bene, penso sempre a te, sì. Ah, sei andata al centro benessere, hai fatto bene, sì, certo. E devi pensare alla tua immagine, certo, sì, certo. E come detto, hai fatto la maschera di fango, volevi sapere se ti dà fastidio se la tieni su. Non mi dà fastidio, no, tienila pure. A me dà fastidio se la tira via. Giusto? E allora...